Allora, stiamo facendo un discorso serio, è vero? Innanzitutto abbiamo iniziato proprio male, perché mentre parlavamo Alba ha buttato il ciuccio a terra. E si fa? Si fa o non si fa? Si butta il ciuccio a terra? No. Molti pensano che io ho salvato la bambina nel fiume che annegava. Invece no. Io ho scelto di essere padre di un figlio disabile e il destino, la strada, questo non lo sappiamo, io dico sicuramente dall'alto qualcuno mi ha voluto mandare Alba. Alba è diventata mia figlia nel momento in cui io l'ho presa in braccio in ospedale e ora è come se è la mia carne, come se l'avessi partorita io. Esiste la malattia, esiste la morte, la disabilità, esistono tante possibilità, ma io non sono infelice con un figlio disabile. Poi è chiaro, sono preoccupato, sono stanco, sono affaticato, ma non tornerei mai indietro. Quando ho ricevuto la telefonata dell'affido per Alba, io ero in vacanza con 20 ragazzi, tra cui moltissimi con la sindrome di Down. E quando il giudice mi disse, è una bambina, ma ha la sindrome di Down, io sorrisi, sì, va bene, mi dica quando devo venire. Dalla telefonata al colloquio e poi alla presa in carico di Alba, così diciamo così, è passata una settimana. Quindi ho dovuto aspettare una settimana che i giudici decidessero di darla a me, perché la situazione era molto fragile. Alba era una neonata sana, era in ospedale da 30 giorni perché aspettava di essere presa e la sua condizione giuridica era da adozione, non da affido, perché lasciata in ospedale dai genitori, quindi figlia di nessuno, ed è perfetta giuridicamente per le coppie che hanno l'idoneità all'adozione. Quindi il tribunale cercava di trovare una famiglia cosiddetta tradizionale alla bambina e io mi misi in ascolto dicendo: voi fate quello che dovete fare, cercate la famiglia, la bambina, ma io ci sono. Dopo una settimana mi hanno chiamato e mi hanno detto la venga a prendere lei, abbiamo deciso di affidarla a lei. Alba oggi fa la colazione da sola, eh? E fai vedere. E vai, mangia. Io ho una casetta a Procida, quindi mi sono detto ai giudici, ho detto Alba è in ospedale perché è malata. E il giudice mi disse no, è sanissima, allora la porto in vacanza, fidatemela per le vacanze. La porto a fare del mare, si sta un mese con me e poi vediamo. Quando sono arrivato a settembre in tribunale portando Alba che era raddoppiata, era abbronzata, bella, io proposi al giudice di fare il percorso sull'adozione speciale, perché nel frattempo mi ero studiato che esiste un articolo, articolo 44 nella legge delle adozioni, che è proprio uno delle varie possibilità, è proprio il caso mio e di Alba, cioè bambino disabile che non riusciva a essere collocato, single, che ne fa richiesta di adozione. Dopo le vacanze, ormai era in famiglia, era per me e mia figlia, questo percorso è iniziato ed si è concluso esattamente a un anno di vita di Alba. Il giudice ha voluto regalarci il decreto dell'adozione proprio il giorno del suo compleanno. Il fatto che io sia omosessuale, che abbia poi fatto questa scelta e raggiunto questo obiettivo, cioè adottare in Italia il primo single uomo, poi, no, perché tutti dicevano ma è neonata, come farà, avrà bisogno di una madre. Mi ricordo di un mio carissimo amico che mi disse, quando mi vide, anche lui omosessuale, mi disse: tu non ti immagini quanto scalpore crei, nel senso positivo della cosa. Noi abbiamo bisogno di capire le cose, e che molto spesso siamo incasellati nelle realtà passate, dove ognuno di noi aveva un ruolo,
il ruolo della mamma, il ruolo del papà, del maschio, della femmina, e che piano piano ne stiamo uscendo da questi ruoli. E la mia famiglia è una famiglia tradizionale, perché io e Alba abbiamo una vita tradizionale. Io non sono diverso da nessun altro, sono un genitore come tutti gli altri, quindi ho tutte le paure, gli errori, gli sbagli, gli entusiasmi, la stanchezza, la fatica, che Alba è una bambina come le altre, quindi anche avere un figlio disabile non è una disgrazia, ma può essere una bellissima opportunità nella vita. Noi non siamo perfetti, ma la vita è fatta di difetti. E non dobbiamo avere paura dei nostri difetti, ma sono i difetti che ci aiutano e ci caratterizzano e che ci rendono unici. Le persone single devono essere in grado di poter adottare chi vogliono, cioè quello che la loro esperienza gli dà la possibilità di scegliere. Fermo restando che l'adozione non si sceglie perché il figlio non lo sceglie, però io devo essere libero di stabilire se posso o non posso essere padre di un figlio disabile. Io l'ho scelto perché, come vi ho raccontato, sono parte di un'esperienza, e quindi per me la disabilità entra nella normalità della vita, ma altri non hanno la mia stessa esperienza e è probabile che non si sentano all'altezza di essere genitori di un figlio disabile, mentre di un figlio normodotato con altri tipi di problemi sì. Ognuno deve fare i conti con se stesso. Qualcuno mi ha scritto nei social: non ce l'ho fatta, ho abortito. E io ho risposto: non ti preoccupare, si vede che quella era la tua strada. Non sono a favore dell'aborto, però la libertà della scelta delle persone è di quelle persone. Ti dico che avere una figlia come Alba poi alla fine non è una tragedia, anzi, noi siamo felici, possiamo fare dei viaggi, Alba è una bambina allegra e simpatica, ti ama, ti rende felice, ma io non ti posso dire io ho fatto bene e tu hai sbagliato, perché non sono nessuno. Io nella mia realtà ho coinvolto da mio fratello ai miei genitori, ai miei parenti più stretti, quindi erano tutti abituati ad avere a cena o a pranzo un ragazzo con sindrome Down, un ragazzo in carrozzina. Per la mia famiglia Alba è diventato ormai il fulcro della nostra esistenza. Vivo in un piccolo paesino, e si potrebbe dire che un paesino di 2700 abitanti è all'antica. Invece non c'è nessuna differenza, io Alba va a scuola, è un bellissimo rapporto con le maestre, con le altre mamme, siamo visti come una famiglia a tutti gli effetti. La società è più avanti di quello che pensiamo, è lo Stato, è la legge, sono le procedure che sono arretrate, ma noi siamo molto più avanti. L'amore che cambia è quell'amore che non ha confini, che non ha paura, che non si spaventa rispetto a lasciarsi andare. Quindi per me Alba mi ha cambiato, ha reso la mia vita bellissima, io non potrei mai tornare indietro. Ed è questo l'amore, cioè quando ha la potenza di cambiarti e di darti di più. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.